Oggi come si chiama? Fudge. Ah, ecco, bravo. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Queste cose che non si capiscono, cosa stai preparando? Io mi abbraccio il maritino. Fugge. Io mi abbraccio il maritino e nel frattempo vi dico che adesso andiamo a preparare una ricetta facilissima e super buona che vi risolverà tutti i pomeriggi di Natale quando verranno a trovarvi le amiche. Prepariamo insieme il fudge, tipico dolce dei paesi anglosassoni che si fa in questo caso qui su Due Cuori e una Cappa con soli due ingredienti facili facili per un fudge che è una poesia. È inutile che ti alzi, tanto non credo. Lo so. Ed ecco gli ingredienti per preparare il nostro buonissimo fudge al cioccolato fondente. 300 g di cioccolato fondente al 70% e 400 g di latte. Voilà, il latte condensato. Quanti bei ricordi. Allora, cominciamo subito col far fondere i nostri 300 g di cioccolato fondente. Io lo farò al microonde andando ad osservare ogni 30 secondi lo stato di fusione del mio cioccolato. Potete farlo anche a bagnomaria. Quindi di 30 secondi in 30 secondi alla massima potenza. E voilà, il nostro cioccolato è tutto bello effuso. Verrebbe da metterci dentro un bel dito, guardate che meraviglia, liscio liscio e senza neanche traccia di una bruciatura. Adesso versiamo tutta la lattina di latte condensato. Ma non è troppo bella questa cosa? Eh sì, è anche troppo buona questa. La lattina me la dai? Vuota? Certo. Non è mai vuota. Tu dici? Tu riesci a pulirla bene, E con la frusta. Questo ti serve? No, lo puoi leccare. E con la frusta amalgamiamo i due ingredienti. Per gli scettici, fai vedere la paletta leccata. Quella è quella che sta slurpando Gabriele. Questa è quella che userò dopo. No, perché sennò mi dicono che schifo, hai usato la paletta. No, ragazzi. E man mano che amalgamate sentirete la resistenza del cioccolato. Il fudge si sta formando. Abbandono la frusta. Grazie. E passo alla spatola. E amalgamo. Ok, ora zitto! Ok. Una volta preparato questo composto bello, liscio e lucido, non so se riuscite a vederne la lucentezza, prendo una pirofilina, questa qua. Allora, la mia sarà un 20 cm per 15. No. No, di più, 30. No, qual è 30? 30 per 15. 30 per 15? Sì, ti aiuto io. 25. 25 per cosa? Non lo so. E verso il composto. Secondo me è una 28 per 14 e mezzo. Ora la misuriamo, ragazzi, non vi preoccupate. E lisciamo ben bene la superficie. Pronto! Mettiamolo in frigorifero per 3-4 ore e dopodiché lo taglieremo a pezzi e lo serviremo. A questo punto il nostro fudge è pronto. Ci basterà, grazie caro, eliminare la vaschettina, staccare i bordi e tagliarlo a tocchetti. Semplicemente creare dei quadratini, non troppo grandi, perché poi diventa stucchevole. Questa è una cosa che va presa così, come dolcino da tè, come dopo pasto, come accompagna un caffè. Ed è buonissimo, ragazzi, è buonissimo. A questo punto, del tutto facoltativo, una spolverizzata di zucchero a velo e il Natale è davvero arrivato. Buona merendina a tutti con il nostro fudge. Faccio le foto e ci vediamo dopo.
avete visto com'è semplice preparare questo? Come lo possiamo chiamare? Biscotto fudge, torta? Fudge, non si è fudge. Proprio. È una sorta di caramella pandispagnosa, diciamo caramella così. Caramella pandispagnosa. Al cioccolato, è un misto tra un cioccolato, una caramella. Perfetto. E anche una torta. Bene. Provatelo. Provatelo, provatelo, fatelo provare anche alla suocera che non sopportate. In questo modo la renderete per un attimo dolce e fiera di avervi o come genero o come nuore. Anni, ce l'ha sempre con le suocere, non si capisce il perché. Non si capisce. Non si capisce. Arricchitelo con gli ingredienti che più desiderate. Ma arricchitelo col veleno. No, potete metterci dentro nocciole, mandorle, uvetta, anacardi, arachidi, anche salati ci stanno benissimo. Potete metterci marshmallow, quello che volete, per fare dei fudge sempre diversi. Brava, e sempre diversi. Adesso basta parlare, andateli a preparare. Noi ci incontriamo sempre qua per il prossimo video sulle vostre tavole. Ciao.